E Naoto, eccola qui per l'ultima volta, giusto? Senpai. Buon pomeriggio, senpai. Ecco, scusa se te lo chiedo all'improvviso, ma possiamo vederci dopo la scuola? Ascolta, sì. Arigato. Grazie, allora verrò a prenderti dopo le lezioni. Finiamola. Per quanto ormai siamo arrivati al massimo, completiamo anche lei. Tanto è fra lei e Rise la cosa, quindi Forse oggi dovrei tornare a casa. E quella nebbia non accenna a dilatarci. Non vi siete svuotati dei giorni nebbiosi? Ma la pessima notizia è che non posso neanche andarmene. E la schiacciante realtà che chi lavora a tempo pieno, in certe giornate vorrei solo passare il tempo a casa e contare i miei soldi. Signora, 2, 4, 6, 8, 10. È facile contare quando si ha una sequenza di numeri con una differenza comune. 2, 4, 8, 16, 32. I calcoli con una progressione geometrica sono più complessi. Eccovi una sequenza ancora più tosta: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Starkun, vediamo se la sai. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Come si chiama questa sequenza? Fibonacci. Ah, sì sì sì, si tratta della sequenza di Fibonacci. Mi fa piacere vedere che studi. La sequenza di Fibonacci parte dallo 0, poi 1, poi i restanti sono la somma dei due numeri precedenti. Non vorrei mai che i miei soldi seguissero una progressione geometrica, mentre non disdegnerei una crescita fibonacciana. Scusate se sto uscendo dal seminato, ma mio marito si comporta stranamente ultimamente. Non che abbiamo litigato, ma non fa che ripetere di quanto la nebbia sia velenosa. Ah, che depressione. Continuiamo la lezione, va? Signora, che schifo di vita che deve avere questa donna. Oggi le lezioni sono finite, però dobbiamo uscire con Naoto. E così, altro confidant completato. Ma sono più curioso di vedere la sua trasformazione, da quella della sua persona. La nebbia ha avvolto la zona, ovviamente. Nandaka toi mukashi mitai desu. Ehi, un'eternità, Dio mio. Koko de anata to Kaito X o otteta koto. Eru mono ga takusan aru. Bene, dai. Assolutamente, è stato un gioco da ragazzi, è stato emozionante, stavo quasi per rinunciare. È stato un gioco da ragazzi. No, quello no. Magari con te. Con te magari sì. Sorede ano kyou wa watashitai mono ga atte. Vediamo. È il distintivo da detective, secondo me. Vediamo. Accetterei qualsiasi cosa da te, Naoto, tesoro. Distintivo. Lo sapevo. Oh no. Dai. No, tu sei la mia assistente. Vuoi vedere chi sta sotto? Porca troia, ti sfondo, letteralmente. Nanerottola. Boku wa itsu shika tantei ga omoni ni natte ta. Tantei no boku ni shika imi ga nai to omotta kara. Demo anata ya minasan ga otoko demo otona demo nai boku ni ha importanza. Chi se ne frega, sei Naoto, il resto non conta. Tantei no kodomo no onna no soyu boku de aru mai ni brava hitori no jibun toshite jibun to mukiaetan desu. Boku wa minasan to ite hibi kawatte iru. Sore ga mae wa kowakatta. Demo minasan to anata to issho nara boku wa boku nan da tte mune o hatte ikite ikeru. Bravissima. Naoto sorride dolcemente. Ecco, appunto. Vediamo la sua evoluzione. Con la tua forte volontà, Naoto ha accettato di superare le sue debolezze risvegliando il suo vero potere. Carino Yamato Takeru. Cioè, da piccolino a gigantesco. Chissà com'è l'attacco di Kanji e lei adesso che c'hanno, che c'ha questa persona più grande. Boku o omotte kureru hito tachi to boku jishin o desu.
Di persone che ti vogliono bene ce ne sono. Anata to issho da to kowai mono nante nai ki ga shimasu. Oh. Percepisci una calorosa fiducia del rispetto di Naoto. Senti un profondo legame che ti unisce a lei. Io l'ho detto, probabilmente in una prossima run potrei dedicarmi a lei. Per quanto mi sentirei comunque in torto nei confronti di Kanji, però è instaurato un legame autentico, l'affinità sociale. Non ho letto la persona, aspetta, cavolo, sono andato avanti. Vediamo. Naoto Shirogame ha raggiunto il livello massimo. Hai padroneggiato l'affinità sociale Naoto Shirogame. La fortuna ha raggiunto il suo apice. Star Phoenix ha instaurato un legame che non può essere compromesso. Ah, Norma. È quello che l'orologio. In teoria Norma dovrebbe essere anche lei una persona di vento. Però abbiamo già Odino. Non penso ci possa essere di alcun aiuto. Dea trionfante del destino. La crescita del cuore di Naoto ha influenzato anche la sua persona. Abbiamo visto. Bello. Mi piace la sua evoluzione. Recupero 3. 7 SP. Potrei lasciare solo lama vorpal e togliere rovina. Mi basta un attacco fisico. Poi se mi esce qualcosa di meglio di recupero la sostituiamo. Sate. Sore già hajimemashou ka. Tante ni naru ni wa oboite morau koto ga takusan arimasu. Saremo una gran bella coppia io e te. Boku mo mada mada ganbaranakucha. Brava. Chissà come sarebbe un rapporto fra lei e Keiichi. Ma dai. Vabbè dai, andiamo a pedinare qualcuno. Hai trascorso dei bei momenti insieme a Naoto. No. Però voglio completare Rise. Devo sperare che in questi giorni appara anche lei. Tutor, custode all'ospedale. No, oggi è ospedale, non me ne frega niente. Completiamo due confident in una sola giornata e saremo tutti che felici. Si rafforzerà presto. E con questo ce la leviamo dalle scatole anche lei. Pulisce allegramente i corridoi. Ovviamente ti caghi addosso. Sei qua da 40 anni ma ti caghi addosso comunque, ma va bene lo stesso. In una stanza vuota dell'ospedale municipale di Naba, Sayoko ti ha chiesto di venire qui. Gomenne. Scusa, hai già finito il lavoro di oggi, giusto? Volevo dirti addio. Addio? Oggi lascio l'ospedale. Sayoko ti guarda dritto negli occhi. Non sopporto più gli ospedali. Oh, la vita, la morte. Alla fine se ne vanno tutti, abbandonandomi qui. Mi sentivo sola. Poi mi sono ricordata che volevo essere utile. Sono diventata un'infermiera perché volevo salvare delle vite. Era una cosa semplice, ma non riuscivo a rendermene conto. No, probabilmente non volevo farlo. Sayoko sorride con dolcezza. Se penso che ad aprirmi gli occhi sia stato un ragazzino con lo scopettone in mano, in genere preferisco gli uomini ricchi e maturi, ma mi è toccato un moccioso. Stranamente non c'è un confidant amoroso con lei. Allora, io vado. Seguirò la strada che avevo abbandonato. Credevo di non essere in grado di farlo, ma la percorrerò fino in fondo. E questa strada è? Sarò la guida di me stessa. Penserò, percorrerò la mia strada e prenderò le mie responsabilità. A quel punto potrò finalmente dire di aver vissuto davvero. Accetteresti questo? Che cos'è? Tesserino di Sayoko. Ti affido la persona che ero in questo luogo. Sayoko ti sorride con aria gentile. Senti un forte legame unirti a Sayoko. Dai, vediamo qual è la tua persona massima. Ho in mente Lucifero. Ma potrebbe essere che una persona così forte sia data a un confidant come lei? Chi lo sa? Scopriamolo subito. Io sono te, tu sei me. Hai instaurato un legame autentico. Queste affinità sincere saranno i tuoi occhi per scorgere la verità. Ti impartiamo la facoltà di creare Belzebù, la forma definitiva del diavolo. Ah, beh, c'era anche la possibilità di Belzebù, ma c'era Bel e Zebab. Che tra parentesi, ho imparato la storia di Belzebù grazie appunto a Record of Ragnarok e ho scoperto che Belzebù è l'unione di Bel e Zebab. Diavolo ha raggiunto il suo apice. Star Phoenix ha instaurato un legame che non può essere compromesso, padroneggiato l'affinità Diavolo, ora puoi fondere Belzebù, principe delle menzogne. Maniaco dei legami ho ottenuto, ma voi non lo vedete. Dirò una cosa, e vale tanto per me quanto per te. Ciò che è giusto, ciò che devi scegliere. Vai, dillo tu.
Me lo immagino nell'anime che probabilmente non c'è una fine a questa cosa, però se una persona ti dicesse una roba del genere nell'anime, ti avvicinerebbe, ti toccherebbe il cuore. Sayonara, Sayoko. Stammi bene. Sayoko è andata via senza voltarsi mai. Ha deciso di tornare a casa. 8000 yen. Allora, è un confidant un po' che si lascia a se stesso. Però la parte finale, diciamo che ha una mezza importanza. È la parte di mezzo e anche l'inizio che è un po' una... Il vecchio calendario giapponese faceva uso di nomi diversi per i mesi. Settembre era Nagatsuki, ottobre era Kanazuki. Con questo tempo sembra che quasi tutti gli dei se ne siano andati e ci abbiano abbandonati. Questa nebbia tremenda, non trovate? Sembra di essere avvolti dalla garza, come mummie egizie. Certo, se la mia casa fosse bella come una delle antiche piramidi, probabilmente non mi lamenterei così. Ma le mummie sono già belle morte, non hanno di che preoccuparsi. Mentre voi, avete presto gli esami. E se avete fallito quelli precedenti, sarete ancora più preoccupati. Non voglio vedervi infestare questi corridoi. Bene allora, Star-chan, ho una domanda per te. Sai che novità? Ci sono altre 130 piramidi in Egitto, ma sai chi è sepolto nella più grande? Uno può pensare Tutankhamon, ma in teoria è Khufu. Esatto, la grande piramide, la tomba del faraone Khufu, noto anche come Cheope. Ci sono voluti oltre 20 anni per erigerla ed è stata la più grande struttura creata dall'uomo per 4 millenni. Inserirò questa domanda nell'esame di settimana prossima. Vi auguro buona fortuna nel passaggio dell'anno successivo. Studiate sodo! Hai dato la risposta esatta. Statistica di conoscenza aumentata. Sono già un genio io. Rise, dobbiamo fare rise. Appari, dai. Rise. Eccola finalmente. Senpai. Ehi, hai da fare dopo la scuola? Voglio fare qualcosa con te. Dai, dimmi di sì. Io, te, dentro il bagno, forza. Evviva, passo a prenderti io alla fine delle lezioni. Saremmo anche fidanzati, ma se una ragazza ti dice una roba del genere, non si può dire certo di no. E in realtà non lo farei perché sono un bravo ragazzo, però... Gli hentai esistono per quello. Sulla collina che sovrasta la città. Lei, Naoto, Kanji, tutti qua veniamo. Anche con Mari siamo ritornati qui. Aspetta un secondo. Come fai a vedere una linea? Uno e due, mi sarei chiesto come sarebbe stata questa scena con Mari. Comunque. Uchiwa. Areka. ちゃんと見て覚えとかなきゃ。先輩、春になったら帰っちゃうんだよね。じゃあ、私決めたことがあるんだ。ま、いや、venire con te。ね。私春から芸能界に復帰しようと思う。ブラバ。リセチも私だって。È un'ottima idea。 もっと楽しく仕事ができそうって思ったの。タレントの1年のブランクがどれだけ重いかは分かってる。Beh, sì. Io sono sicuro che avrai successo. Certo, un po' è scaturita anche dalla gelosia nei confronti dell'altra ragazza, però lo accetto. マネージャーだった井上さん. それに家族 みんな 先輩 Rise brillano gli occhi. Senpai, これ... Mi dai che cosa? Senpai ni ageru. Che cosa mi regali? La foto autografa. Oh, Gesù. Gakkō de minna de totta yatsu da yo. Watashi sugoi suno kao shiteru desho. Oh, che patatina. Demo, sono ue kara omoikkiri risetsu. Perché sono sempre io.作り笑顔じゃない、リセチ。ああ。先輩、私ね、もう間違えない。自分じゃないものに変わりたいなんて、そんな風に逃げたりしない。私の中には、いろんな私があって、それをもっと大事にしたいなって思う。ブラバ。ブラビッシマ。もううだうだ考えるのはやめた。だって、 違う自分とか本当の自分とか esiste solo io
自分が本当はどうしたいのかちゃんと見えてれば辛くたって大丈夫。Brava. 私頑張れる。Brava. Vediamo la sua evoluzione. Secondo me aumenta il radar. Con la forte volontà Risa ha accettato e superato le sue debolezze risvegliando il suo vero potere. Sì e no. Diventata rossa con un radar un pelo più esposto. Kanzeon. O Kanzeon. Boh. Imanotte. Watashi no chikara ga kawatta. Secondo me sarei ancora più brava. Soka. Watashi chotto wa tsuyoku naretan da. Senpai ga zutto issho ni ite kureta kara da ne. Stellina. Watashi kore kara mo いろんな自分を見つけていきたい。でね、そういうの全部逃げずに認められるようにもっと強くなる。Nonostante tutto sono contento per lei。ずっと先輩に甘えてきたけど、ちゃんと一人で立てるようになりたい。ありがとう、先輩。Una carezzina sulla testa così。Oh, in realtà Daisuke è più ti amo, però percepisci l'affetto incondizionato di Rise. Sente un profondo legame che ti unisce a lei. Lo so. Lo so. Io sono te, tu sei me. Hai instaurato un legame autentico. Questa affinità sarà nei tuoi occhi. Creare la persona amanti. La finale di amanti a amanti, giusto? Strano. Ah no, la persona è Ishtar, la dea dell'amore. Oh, Rise è assoluta. Ti aiuterà quando verrai colpito da un colpo mortale. Rise ti rianimerà una volta per battaglia in seguito a un colpo mortale. Prima che ci arriviamo. Sukkiri shitara onaka suichatta. Hisabisa ni kaigui shi ni iko. Haru ni nattara mata ikenaku natchau shi. Che stellina. Senpai. Ti voglio bene anch'io. Oggi puoi lavorare come custode all'ospedale. Ormai. Manca Margaret, la volpe, vabbè. I compagni atleti, il fratello di Saki, la signora anziana, l'infermiera, siamo a posto. Lo studente assistito, Ai e Adachi. Ci siamo, siamo verso la fine ormai. Ce la possiamo fare se ci impegniamo, secondo me. Allora, non ha senso che vado... Oh, Yukiko. Dicevo, non ha senso che vado all'ospedale, perché tanto lo faresti solo per i soldi. E a quel punto tanto vale fare altro. Ah, ho finito lo scooter, amico. Facciamo un altro scooter? Scooter incompleto. Questo modellino fa sbavare i fan degli scooter. Le parti piccole si rompono facilmente, quindi devi fare attenzione. L'elemento che lo fa risaltare è la struttura a pezzo singolo, ma non esagerare a limiare e finirei per graffiare gli angoli. Ora, per far risaltare gli angoli, devi mettere la carta vetrata su uno stecchino da gelato, oppure rischierei di piegare... Cosa? Oh, lo sai già? Capisco. Beh, sono curioso di vedere quando l'avrei finito. Allora, visto che sia la signora qui, sia in teoria il gatto, sia il tizio che ha paura dei gatti ci hanno chiesto dei pesci, io farei così: peschiamo almeno un pesce rosso e poi il resto vediamo cosa ci esce fuori. Eccolo, il pesce rosso l'abbiamo già ottenuto, ottimo. E abbiamo preso un'altra volta il guardiano. Che culo. Che bella atmosfera del cacchio. Senti delle studentesse parlare. Ehi, non pensi che la gente è sempre più strana con questa nebbia? Ho pure visto gente indossare delle enormi maschere a gas in città. Già, e la gente si sta anche ammalando. Hai sentito di quelli che parlano di roba stranissima? Come che il mondo stia finendo, che i cambiamenti climatici sono colpa del peccato originale, robe così. Ehi, cosa pensi che succeda se pensi che qualcuno sta male, ma non fai nulla a riguardo? Cioè, in sincerità, ieri mio papà... Era strano, ha picchiato la mamma più del solito. No. Buongiorno, tutto ok ragazzi? Non avete una bella cera? Siete esausti per via dello studio, vista dei prossimi esami? Speriamo che la vostra memoria non faccia cilecca. Manca solo un mese a Natale. Vi siete trovati qualcuno con cui passarlo? Sì. Ed è qui accanto a me. Io sì, per cui sentite un po'. Voglio farvi una domanda natalizia. Va bene, vediamo un po' quanto ne sai, Phoenix. Sentiamo. Quale di questi è considerato una torta di riso? Il mochi perché lo mangio.
Lo mangio a Chinatown. Eccellente, il mochi è un tipo di torta di riso. Quando si pensa a una torta ci si immagina un dolce, ma qualunque preparato pestato è considerato tale. Come nel caso dei mochi, un preparato di riso pestato dal tradizionale mortaio. Un altro esempio è il kamaboko, una torta di carne di pesce ben pestata. Un tortino, insomma. Tuttavia, non credo vi convenga mangiare una torta di pesce la sera di Natale. Hai dato la risposta esatta. Per oggi le lezioni sono finite, non puoi fare altro che aspettare. Ricordi che potresti lavorare part time, ma in teoria penso che ci vorrei provare per vedere che cosa ci porta a farlo. Ai non c'è, Rise lì, Yukiko è qui, Naoto è qui, ma li abbiamo completati. D'altro canto potrei completare anche la volpe. Allora, andiamo al fiume, diamo il pesce rosso al tizio qui. Chissà se troverebbe carino un pesce rosso, vuoi mostrargli il pesce rosso? Che cos'è questo? È adorabile. Tutto morto dalla tasca. Dammelo, lo userò come esca per prendere di sorpresa quel gatto. L'uomo ha rubato il tuo... Ma scusami, è scappato via. Ma perché? Ma mi devi rubare il pesce, ma c'è un gatto pure sul tetto adesso. Stiamo un filo esagerando. Vabbè, proviamo anche questo nuovo lavoro. Ah, ma è un tutor per bambini delle elementari. Allora, chi sarà quindi il mio prossimo confidant? Un altro bambino petulante? Una delle maestre? Una delle mamme che ci faremo dietro a quell'albero? Hai subito suscitato il loro interesse. Signore, tu ce l'hai la fidanzata? Certo che ce l'ho. Non si chiedono queste cose. Signore, giochiamo all'acchiapparello. Ce l'hai. Sei sopravvissuta all'impetuosa esuberanza dei bambini. La tua comprensione è aumentata. Come se tanto ormai. Ah. È rimasto un solo bambino. Chi si occupa di lui non è ancora venuto a prenderlo. Ah, come vanno le cose, Star-kun? Sono andati via tutti? No, c'è quello. Pare che Yuta-kun sia ancora qui. È sempre la solita storia. Mamma? Ciao, Yukun. Scusa se ho fatto tardi. Non fa niente. Tu sei uno dei supervisori? Capisco. Sono certa che Yukun ti darà ancora filo da torcere, ma ti prego di prenderti cura di lui. Ah, così. Yuta Minami. È sempre così pieno di energia quando gioca, forse anche troppo. Ma non appena arriva lei si trasforma in un bambino completamente diverso. Parlo della sua matrigna, sai, c'è poco da fare. Il padre di Yuta-kun si è risposato con quella donna che hai appena incontrato. Ho sentito dire che viene dalla città, non riesco davvero a inquadrarla. Magari è anche per questo che Yuta-kun causa tanti guai a scuola. L'altro giorno ha persino... E non lo sapremo mai che cosa ha fatto. Per oggi hai finito il tuo lavoro e del dopo scuola sei tornato a casa. Minchia, 10.000 yen, mica male. Magari ti dessero sti lavoretti anche in Italia. Col cazzo, però. Facciamo tutor tutto il giorno oggi, dai. Allora, hai dato ripetizioni a Shu? Ah, capisco. La parola detta è omessa, quindi in realtà sta dicendo... Provi a spiegargli la frase in un modo che sia facile da capire. La tua dialettica è aumentata. A dire la verità, non sono molto bravo con l'inglese. Riesco a memorizzare ciò che dice il libro di testo e ottenere buoni voti nei compiti in classe, ma non lo capisco veramente. L'insegnante però non capisce la differenza tra leggere dal libro e avere una conversazione con le persone. Insegnare deve essere un bel lavoro. Anche gli idioti possono permettersi di essere arroganti. Basta sapere più degli studenti. Non capisco davvero cosa sia l'apprendimento. Purtroppo... È vero anche in Italia. Molti insegnanti... non sono degni di insegnare. Il valore di uno studente equivale ai suoi punteggi nei compiti in classe. Beh, almeno questo è facile da capire. Questa è una cosa che odio. Non bisognerebbe valutare delle persone in base a quanto bravi sono a ricordare delle cose che imparano su un libro. Riguardo al nuovo studente di cui ti parlavo prima, i suoi voti sono abbastanza buoni, ma non è in grado di battermi. Quindi ora il resto della classe e l'insegnante hanno iniziato a bollarlo come un buono a nulla. Wow. Lo guardano dall'alto in basso. Eppure lui fa sempre lo spaccone e finisce per farsi odiare da tutti. Ormai non gli parla più nessuno. È tutto così stupido. Perché sono costretto ad andare a scuola se è soltanto una cretinata? Quel posto... Purtroppo per te non sei l'unico. Molti non vogliono andare a scuola. Hai rimproverato Shu. Il tuo coraggio è aumentato. Ah, capisco. Vanno tutti a scuola contro la loro volontà. Stellina, il liceo Yasugami sembra divertente. O almeno questa è la sensazione che mi dai quando ti guardo. Però, quando arriverò al primo anno, tu sarai già diplomato. Quindi è inutile, no? Sembra che Shu pian piano stia prendendo con te. Senti che il tuo legame si è rafforzato. Dio mio. Parentesi, forse lui non sa neanche che a fine anno noi ci andremo. Fine anno scolastico, ovviamente intendo. Oh, si è fatto tardi. Fai attenzione mentre torni.
Grazie. 10.000 yen. Domenica. Se non c'è niente da fare, io andrei con la vecchia questo giro. Strano però che non ci chiami più nessuno per fare qualche uscita così un po' randomica. Scusa un attimo. Io ho mandato avanti tranquillamente pensando che mi avrebbe fatto vedere i prodotti, però Tanaka ha detto qualcosa, ma non era la televendita. Solo che sono andato troppo veloce e non ho letto. Non è che Tanaka ha detto qualcosa tipo sulla nebbia? A proposito di gattini, andiamo al fiume e vediamo com'è andata la questione del pesce. Ehi là, l'uomo è coperto di graffi. Ricordi il pesce rosso che mi hai dato? Grazie a quello sono stato letteralmente assalito da un branco di gattini. Oh, erano adorabili e avevano un pelo così morbido. Ora voglio sposarmi più per amore dei gattini che di... Ma no, voglio tanti bacini dai micini. Oh, contento lei. Giusto, ho qualcuno della morte? Oh, Yukiko, ciao. Però scusami, devo mandare avanti la vecchia per ora. Possiamo fare Ishtar con Trombettiere, Surt, Cibel, Coirio e Lacchesi. Beh, questa è già più fattibile. Potrebbe, visto che ha questa roba qui, potrebbe essere anche una persona di cura. Chissà se la signora ha un dialogo per la nebbia. Oh cielo, Star-chan, è un piacere vederti. Isano sorride dolcemente. Si rafforzerà presto, dai. Ne sarei felice. Effettivamente, i giorni di Natale conteranno come festa o come giorni normali per lei? Senti odore di incenso nei miei vestiti? Oggi è lo Tsukimei Ninichi di mio marito e sono appena tornata dalla visita alla sua tomba. Lo Tsukimei Ninichi? I giovani d'oggi non sanno molto della nostra cultura, vero? Il Meinichi è il giorno in cui le persone muoiono. Ogni mese in quel giorno ricorre lo Tsukimeinichi. Isano ti ha gentilmente spiegato l'usanza. Quindi lui è morto il 27 di un mese non definito. Anche se in realtà non è così, perché poteva essere qualsiasi altra domenica o festivo. Sai cos'è la morte? Un arcano. La morte è l'entità che porta le persone al cospetto degli dèi. Per chi cerca di raggiungere gli dèi e per le rispettive famiglie, la morte può essere un'alleata. Ma non saprei. Quando muore una persona e i suoi cari non resta che piangere, giusto? Perché è dovuta morire? Tutti vorrebbero conoscere la risposta a questa domanda. Beh, a una certa età si sa che si muore, signore, però. Cosa ci può essere di giusto dietro la fine di una vita? Quella persona non ha fatto nulla di male, eppure... Speriamo tutti che queste persone raggiungano gli dèi. Sono state evocate in paradiso e non possiamo farci nulla. Ce la mettiamo tutta per convincerci di questa cosa. A volte speriamo che la morte giunga presto per portarla agli dèi. Non riesci ancora a capire, vero? In realtà credo di aver capito qualcosa, ma chi lo sa. Sei davvero un ragazzo gentile. Isano sorride dolcemente. Più che altro ho bisogno che lei mi dia la conferma se ho capito o meno, signora. Devo capire se suo marito è morto per colpa sua, se lei si sente in colpa. Devo comprendere questo. Ho atteso fin troppo la morte, al punto tale da trasformarmi in essa, senza accorgermene io. Come? Mi dispiace, preferisci non ascoltare queste cose, vero? Ora vado a casa, fai attenzione anche tu. Buona serata, signora. Vabbè, godiamoci il fiume con la nebbia. In teoria oggi non c'è nulla da fare. È vero. Oh, mi sono dimenticato di Aya io. Appena piove. Tesoro, da quanto tempo che non usciamo? Potrebbe essere carino passare la serata con lei. Certo. E vai, ora sì che si ragiona. Ci sembra felice. Stellina. Il festival culturale. Mi si accappona la pelle solo a pensarci. Un concorso in costume da bagno, cioè, ma seriamente? Dio, quel Teddy. È come se non bastasse. Come gli viene in mente di metterci in confronto con una vera idol? Tu eri la migliore. Io? Oh, ma smettila di scherzare. Ehi, non è giusto. Mi batti sempre sul tempo dicendo le cose che vorrei sentire. È persino più imbarazzante che farmi vedere da tutti in costume da bagno. Beh, fatti vedere solo da me allora in costume da bagno. Comunque sia, quel concorso di crossdressing ha mandato tutti in visibilio. Mi sono sentita un po' in colpa, ma devo dire che ne è valsa la pena. Vabbè. Io comunque ero la migliore, fanculo Teddy. Oh, cacchio, è già così tardi. Vorrei poter stare con te molto di più, ma non possiamo, Io ho casa libera, vedi tu.
Quasi dimenticavo, prendi. Biscotto sincero. Non è niente di che, ma ho pensato che magari potrebbe piacerti. Beh, direi che è il caso di andare. Quando è che piove? Vorrei andare da Aya. Minchia, ma quanto tempo c'è ancora? Cioè, allora, era palese che sarebbe successo, però. Gli esami dei finali del secondo quadrimestre iniziano oggi e finiscono mercoledì. Affrettati a scuola. Mercoledì? Ma c'era fino a sabato, io ho visto o sbaglio? Io? Ehi, Star! Guarda che tempo, amico. Che sta succedendo? È veramente strano. Hai mai sentito di una roba del genere prima d'ora? Oh, giusto. Gli esami finali cominciano oggi. Ma questo è secondario adesso. Cosa accadrà? Non farti confondere. Già, hai ragione, scusa. Non aiuterebbe nessuno se perdessimo il controllo senza motivo. È che ultimamente ci sono un sacco di strane voci che girano. Non solo sulla nebbia, ma forse... Non solo sulla nebbia, che forse è velenosa. Ho davvero un brutto presentimento. Secondo me succederà qualcosa, come ho detto, subito dopo questi esami, ma soprattutto prima di Natale. Esami finali, primo giorno. Da quale cucina deriva quella francese? Allora, parentesi, apro e chiudo velocissima. Neanche a farlo apposta hanno parlato della cucina italiana proprio ieri, nel giorno in cui registrerò questo video, non quando lo caricherò. Della cucina italiana che ha ispirato moltissime altre cucine, ma che la cucina italiana è stessa anche lei nata da moltissime influenze. Italiana. Senti aver dato la risposta corretta. A cosa si riferisce la parola figure nella figure skating? Figure geometriche. Hai detto la risposta esatta. Poi, esami finali secondo giorno. Chi è il sepolto nella piramide più grande d'Egitto? Khufu. Risposta esatta. Come viene chiamato il libro di mappe? Atlante. Erano queste qua. Queste quattro fino adesso erano molto easy. Quindi in teoria finisce oggi? Ma io ho visto che finiva sabato. Poi magari mi sbaglio. Senti degli studenti parlare. Ah, non è possibile continuare così con il club. Troppi dei nostri membri si danno malati. Quando è che questa dannata nebbia se ne va? Ma senpai, contano come assenti anche quelli che non vogliono fare fatica, no? Puoi continuare a tenere aperto il club con i membri rimasti. Forse la nebbia ti ha aiutato a capire chi è veramente dedito al club. Eh? Beh, anche questo è vero in effetti. Eccolo, lui non si ammala mai, lui non si arrende mai, lui correrà da qui fino all'eternità. Esami finali terzo giorno. Quale parola come radice la locuzione inglese bridal? Bridal. Hai dato la risposta corretta. Che tipo di uccello è il candodori? Un cuculo. Risposta esatta. Esami finali quarto giorno. A quale paese appartiene il Polo Sud? A nessun paese. Hai dato la risposta esatta. 0112358 13. Come si chiama la sequenza? Fibonacci. Finita. Ogni giorno due domande. Vedi che avevo ragione io. Non era fino a mercoledì allora. Eccolo lì. Un altro che corre. Senti due studentesse parlare. Che si preoccupano ancora della nebbia. Ehi, hai sentito che cos'è successo al canale di mezzanotte? C'è chi l'ha acceso per vedere un'immagine di questa città completamente in rovina. Addirittura tutta la città. Ma scusami un attimo. Siamo scemi noi o è scemo Teddy che non nessuno ha pensato di controllare il canale o comunque vedere se nel mondo della TV succede qualcosa? Teddy non ha detto che nella TV succede qualcosa quando la nebbia è presente qui? Eh? Una mia amica ha detto di aver visto in Abba divorata dalla nebbia e sparata in un'altra dimensione. Ha detto che dalla nebbia uscivano dei mostri, come in quella storia. Hai notato? Da quando c'è la nebbia, pare che qualcuno riesca a vedere il canale di mezzanotte anche quando non sta piovendo. Forse la nostra città sta precipitando sempre più nel caos. Allora, questo non dovrebbe farci andare via tranquilli. Questo dovrebbe farci andare via un filo pensierosi. In che deserto si trova il Welwitschischia? Nel Namib... Hai dato la risposta corretta. Quale di questi è considerato una torta di riso? Il mochi, facile. Hai dato la risposta corretta. Altri esami, altro punteggio massimo. Cosa che probabilmente non ho mai ottenuto in tutta la mia vita scolastica. Ma nessuno... Io non ho l'idea di dirgli guarda che delle ragazze hanno parlato del canale di mezzanotte. Itano? もう大集合だな。そこで会って一緒に来たんだ。霧でよく見えない時あるから、みんなも固まってきてるっぽいよ。
Adesso passa un furgoncino, ci investe tutti. Stai lontana dal mio ragazzo, puttana. Ecco. Appunto. Lo sapevo! Bravissimo, Kanji! Cazzo, sei bravo, Kanji! Lo stavo per dire io, mettetevi gli occhiali, provateci! Non appena indossi gli occhiali vedi tutto più chiaramente. Te lo dico io cosa succede. Qualcuno dia un abbraccio a quella ragazza perché ha avuto una bella idea per una volta. No, poverina, l'atmosfera si fa più cupa. È tanto tempo che non ne parlavamo più. Avevamo chiuso quella cosa. L'ultimo giorno degli esami, hai risposto facilmente a tutte le domande. Le risposte ti vengono in mente senza alcuno sforzo. Sono un genio. Altro che fare da tutor, io devo fare da insegnante. Da qui in poi ci saranno grandi cambiamenti nella storia. Ti consigliamo di sfruttare questa occasione per salvare. Wow, addirittura grandi cambiamenti. A 98 ore e 58 minuti.